Bravissima, bella la domanda. Allora, dobbiamo pensare che il Signore ha rivelato che il primo uomo è stato creato 50 milioni di anni fa e forse più, perché Don Guido nella fretta ha impedito al Signore di continuare la frase. Quando il Signore, come Don Guido diceva, 30, 40, 50. L'ha fermato e gli ha detto anta e non gli ha detto 60, 70, 80. Sappiamo che è un numero immenso di milioni di anni, non migliaia, milioni. In tanti milioni così, il manto terrestre si è girato, si sono cambiate la situazione dei continenti. Non è stato, diciamo, ferma la Terra. Ci sono delle faglie, delle crosta terrestre che si sprofonda e altra che la passa sopra. È troppo lontano, è troppo lontano. Senza contare che i figli di Dio non avevano una morte come la nostra. Era una dormizione come quella di Maria e venivano trasportati in cielo. Diciamo, c'era una come Maria, dagli angeli, non è come per noi la morte. La morte è un'esperienza che abbiamo noi figli degli uomini. Quindi le tracce non le hanno lasciate, anche perché, per dire il vero, tanti minerali. Tante cose si storcono, si cambiano anche fisionomia come sostanza, però se voi ricordate, in fondo al mare, non mi ricordo più in che posto, hanno trovato delle scale di pietra con dei gradini talmente alti che ci si chiedeva come potessero salire. Il fatto è che erano gradini fatti per persone di 2 metri e mezzo. Se voi nella vostra stanza avete circa 2,80 m, che è la misura media delle stanze perché abbiano il permesso d'abitabilità, voi pensate che gli uomini puri arrivavano a 30 centimetri con la testa dal soffitto. Quindi avevano dei gradini molto alti. Queste sono delle tracce, perché forse loro in breve tempo avranno trovato anche altri sistemi per costruire, come noi abbiamo trovato la plastica, purtroppo, che è una sostanza che non si disfa più. Può essere che i figli di Dio avessero trovato nella loro altissima civiltà, perché dovete pensare che erano molto più intelligenti di noi e quindi in tanti anni hanno senz'altro fatto delle grandi scoperte, per non lasciare inquinamento. E quindi noi non possiamo avere delle prove. Le prove le abbiamo soltanto dai resti degli ibridi che vengono scambiati per anelli di successiva evoluzione dalla scimmia all'uomo e non sono altro che reperti di uomini ibridi molto più rozzi di noi. Che siamo già stati molto più ricostruiti dal Signore. Perché se il Signore non fosse intervenuto, non saremmo oggi così. Il Signore è intervenuto in diversi modi, lo vedremo più avanti, e anche con il versetto primo del sesto capitolo, quando i figli di Dio videro che alcune figlie degli uomini erano belle, le presero in moglie, cioè più che moglie, come concubine. Ma da questi connubi, che non sono matrimoni, ma sono nati dei figli che erano senza dubbio molto peggiori degli uomini, dei veri uomini. E molto meglio degli ibridi. Quindi gli ibridi si sono piano piano evoluti rispetto
ai primi, però se Dio non avesse contribuito con tanti gameti nuovi che noi abbiamo visto immessi nell'umanità, non ci sarebbe stato nessun cambiamento radicale. Il Signore ha usato il suo sistema, che era quello di usare le donne sterili per avere figli con metà grado di inquinamento, e dai oggi, dai domani, su larga scala, la popolazione piano piano si migliora. Senza che nemmeno lo sapesse, perché la Bibbia, quando parla dei figli delle donne sterili che partoriscono, non riescono nemmeno a capire il meccanismo, perché fino a un secolo fa, dicevamo, non si sapeva nemmeno che la donna contribuisse con metà del suo patrimonio genetico. Allora, tornando a noi, non ci sono questi reperti di uomini così, però si sono trovati degli stranissimi esseri che sono ancora più grandi e sono stati nascosti, per esempio, in Sardegna pare che ci fossero dei resti di uomini molto grandi, molto alti, e che sono però stati nascosti perché non creassero problemi agli evoluzionisti. Oggi la cultura, voi sapete, che viaggia soltanto su un binario, e tutto quello che non è conforme viene eliminato. E quindi non si sa niente di più, però da qualche testimonianza si sa che erano dei giganti. C'è quella località, dei giganti... in Monte Bramma. Prego? È in Sardegna, sì, io parlo dalla Sardegna, è Monte Brama, la località. Ecco. Sì. Comunque le voci sono uscite Sì, li hanno fatti sparire immediatamente, sì. Li fanno sparire. Ed è un peccato, perché potremmo ricavare tante cose. Prima di tutto il DNA di persone perfette ci aiuterebbe a capire quali sono le differenze che noi abbiamo, perché ogni differenza che abbiamo è una sorta di malattia, se vogliamo, cioè di inadeguatezza più che di malattia. Per cui avremmo già una guida. Io sono sempre stata convinta che le lacrimazioni di Gesù e di Maria avrebbero potuto essere un ottimo mezzo per studiare il genoma dei figli di Dio e il genoma che abbiamo noi, e capire quali sono i punti che dovrebbero essere migliorati. Penso che la medicina avrebbe avuto grandi... Se avesse avuto un'apertura un pochino più grande di testa, avrebbe studiato queste cose invece di combatterle. Anche la Chiesa pare che voglia seppellire tutte le cose che testimoniano lacrimazioni di sangue o di lacrime. Eppure sono vere, perché sono presenti in tutte le insomma, in questi secoli di cristianesimo, la rivelazione, come si dice, di miracoli eucaristici ne abbiamo avuti tanti. Anche proprio è capitato a me di vederne uno sotto i miei occhi. Quindi ho la certezza che queste cose succedono. Vi racconto questo e poi chiudo. Ero stata invitata da una mia amica a una messa da un padre carismatico, che aveva molti doni, aveva la capacità di guarire con le mani in pochi minuti, e aveva la capacità di vedere dentro l'animo delle persone, guarire soprattutto le malattie di esaurimenti, di stress, di tanti diciamo, dell'anima oltre che del corpo, e poi aveva una qualità unica. Quando lui celebrava la messa, la tovaglia si macchiava a macchia di leopardo di sangue, di macchie di sangue. E questa mia amica, che era sua figlia spirituale, mi ha chiesto di accompagnarla in macchina perché lei non guidava.
e l'ho accompagnata perché ero anche curiosa. E ho chiesto a questo padre se potevo fargli da chierichetto. E lui mi ha detto di sì. E io sono stata lì con l'attenta volontà di capire. Allora, fino all'offertorio tutto era candido, tutto era perfetto. Nel momento della transustanziazione, la tovaglia ha cominciato a brulicare di macchie, ma grandi, grandi anche 4-5 centimetri, che si allargavano a vista d'occhio ed erano rosse e gialle, proprio tipiche del siero, non solo macchie di sangue. E anche il purificatorio, tutto si era sporcato, però il vino non si è trasformato, sicché neanche le particole, sicché abbiamo potuto fare la comunione in maniera, diciamo, serena, senza traumi. Però io ero esterrefatta e ho chiesto, dice, adesso cosa fate? Dice, la mettiamo nell'acqua, come si fa con tutte le cose sante dell'altare, e poi viene lavata a parte, senza metterlo in bucati di tovaglie normali o cose del genere, camicie. Viene lavato tutto. E quindi tutto il decoro dell'altare, tutti i giorni doveva fare un boccato. E succedeva questo sempre. E questo accadeva vicino a Padova. Questo padre si chiamava padre Raffaele. Purtroppo sono passati tanti anni e ho perso la memoria, il cognome non me lo ricordo più. Però so che il suo convento lo aveva fatto uscire perché considerava questa una menomazione, non lo volevano in convento. Queste cose mi lasciano perplessa per la cortezza, come dire, è possibile che gli uomini non capiscano, che si trovano di fronte a un miracolo che cerca di aiutarli a comprendere i misteri grandi del creato e anche dell'esistenza umana. Niente, comunque, insomma, quante volte il Signore non ha potuto mai, il Signore, la Chiesa, tanti miracoli che sono stati subito diffusi di fronte a una marea di persone, per cui c'erano troppi testimoni, ma se non sono tanto diffusi, vengono proprio nascosti. Claro. Così. Quindi non ci sono per il momento, però Don Guido diceva che il primo uomo era bellissimo, perfetto, con la faccia retta, come si dice, non aveva il muso sporgente, il viso prognato, come si, insomma, aveva un lineamenti belli, le orecchie piccole, un bel portamento, dei bellissimi capelli, delle belle spalle, un atleta, era anche acrobata. Insomma, così. Comunque, pensiamo che siamo tutti ibridi. Questo ci dà un po' di consolazione. Dobbiamo assolutamente, siamo al mondo solo per divinizzarci. È inutile che vogliamo tanto cercare tutte queste cose se non abbiamo capito la finalità della nostra vita. Noi non siamo qua per passare 50 anni, 60, 80, 90. Siamo qui per compiere un processo che deve portare alla fine della vita la divinizzazione nostra. Quello che non facciamo di qua lo dobbiamo fare di là, dove è molto più complicato. Invece qui, con la grande
aiuto dei sacramenti, le cose vanno via veloci. Santa Teresina del Bambino Gesù diceva che la stessa differenza che c'è tra fare la strada a piedi e montare su un autobus. I sacramenti ci fanno fare la strada, diciamo, senza fatica. Se noi andiamo a piedi possiamo lo stesso arrivare allo stesso punto, ma con tanta fatica. Quindi è un assurdo non godere di queste grazie che il Signore ci dà, che è tutto a vantaggio nostro poi alla fine. Non è un obbligo, è un privilegio. Intanto Caino è uomo perché ha l'uso della parola e probabilmente, questa è una deduzione, aveva anche 46 cromosomi. Gli animali sono a servizio dell'uomo e gli animali possono essere ammazzati senza che noi commettiamo un peccato, però in questo caso il pericolo era Caino, gli altri, gli ancestri non erano un pericolo, perché non avrebbero potuto combinarsi con i cromosomi dell'uomo. Invece gli ibridi sì, perché avevano dei cromosomi 46-47 che erano compatibili con l'uomo. Ma Dio gli impedisce la morte di Caino, perché intanto perché l'uomo non ha il diritto di eliminare un altro uomo, è solo Dio che ha in mano la vita e la morte di un uomo. Ma poi perché neanche Dio ha eliminato Caino, avrebbe potuto farlo morire in maniera, in qualunque maniera, senza che desse figli, perché la specie Caino e anche la specie ibrida doveva servire, chiamiamola un po' da punizione, perché bisogna imparare a obbedire, c'è poco da dire. Se non avviene una, se l'uomo non impara che ogni disobbedienza porta una conseguenza negativa, non impara mai. Dio ci dà degli ordini non per metterci dei paletti, ma per il nostro bene. Ci dà come, sapete nell'Adriatico che ci sono le vite lungo i canali, si vede tutto mare, però delle volte si devono fare dei percorsi tondi a serpentina per uscire da un porto, perché ci sono le secche. Allora, se uno vuole andare dritto e fare di testa sua, va in una secca. Se uno segue i pali che ci sono nell'acqua, va fuori dritto. Il Signore deve dare dei comandamenti, deve dare dei limiti. E il Signore l'ha fatto capire a Adamo che non doveva toccare quell'albero genealogico, ma lui si era intestardito di voler provare. E la sua tentazione non era solo, non era affatto una tentazione, diciamo, lussuriosa, non era attratto da quella bestia, anzi gli faceva fastidio, ma era attratto dal frutto che aveva dato quella bella bambina. Lui pensava di aver trovato come si dice, il vaso di Pandora, no? Di aver scoperto la pietra filosofale, chiamatela come volete, lui credeva. Il bandolo della matassa. Ecco, sì, proprio. E invece è cascato nel buco, e dopo tutta la vita è stata un peggioramento della situazione, perché se lui si fosse reso conto, avesse chiesto che aveva sbagliato e avesse chiesto perdono a Dio, Dio, sono sicura che Dio l'avrebbe perdonato e avrebbe tolto anche la pena di avere questa discendenza. Ma lui non ha chiesto perdono, era troppo orgoglioso, era troppo pieno di sé, ha preso la cosa come una sfida contro Dio. Quando è morto Abele, il suo
la sua natura lo ha fatto proprio, diciamo, contestare Dio in tutte le maniere, e quindi si è da solo, si è danneggiato, se l'è procurato da solo, solo che ci ha tirati in mezzo anche noi. E quando sarà il momento che la Chiesa riconoscerà le colpe di Adamo, Adamo dovrà chiedere scusa non solo a Dio, ma anche a noi che siamo state vittime, perché siamo ibridi. Le nostre malattie, possiamo proprio dire altro che ce l'ha mandata il Signore non manda malattie. Ringraziamo Adamo. Ogni volta che ci va qualcosa di storto, ringraziamo Adamo. E dobbiamo di questo, dobbiamo perdonare Adamo, perché se no la cosa è incompleta. Ma lui deve anche chiederci perdono. E sarà molto difficile, ma il Signore è grande, non può perdere un figlio così. Se no in un modo o nell'altro deve arrivare a guadagnare il suo figlio, che in fondo era il primo, perché insomma non... Renza? Sì? Renza? Sono Betty da Santa Lucia di Piave, Treviso. Sì, ciao. Ciao. Ascolta, volevo chiederti, proprio l'altro giorno leggevo il diario del, mi ricordo se era 43 o 44, della Valtorta. Valtorta, e c'è un'intera facciata in cui Gesù parla proprio del peccato di Adamo ed Eva, dando tutta la colpa a Eva. Brava, allora... una cosa che ti fermo perché ho capito tutto. Io ho avuto un periodo di grande crisi, quando leggendo, è in 7-8 posti, neanche uno solo, in cui il Signore immagino sempre Adamo ed Eva. Ma il Signore ha dovuto... con la Valtorta rimanere dentro la tradizione, non poteva dire una cosa nuova perché non c'era ancora la rivelazione di Don Guido e non c'era soprattutto la conoscenza del DNA, sì. Non c'era la conoscenza della genetica quando c'era la Valtorta. Conosceva il DNA poi, tra l'altro. Sì, e quindi ha dovuto il Signore astenersi da questo, diciamo, è rimasto nella linea normale di tutte le, diciamo, la tradizione, però ha lanciato delle basi. E se tu vai nel terzo volume dei quaderni, nel messaggio, sì, della fine di dicembre, mi pare che sia il 30 di dicembre del 46, sì. C'è un lunghissimo messaggio in cui lui fa proprio un discorso molto chiaro, dicendo, lo leggeremo insieme a certi pezzetti, perché sì, lo preparo, perché si capisce benissimo che lui è in attesa di dare un'altra rivelazione. Nessuna rivelazione finisce l'enorme quantità di nozioni che il Signore ci dà, perché sono infinite, quindi si adegua sempre alla capacità di intendere del periodo in cui vengono date le rivelazioni. Certo. Ma questo mi aveva veramente creato un problema grosso, perché non riuscivo, i valtortiani, che sono brave persone e anche molto studiosi, mi hanno assalito, mi hanno rovinato mesi di vita dicendomi eretica, eccetera, ma io ero sicura che avevo la verità, ma non capivo perché. A un certo punto ho detto: Signore, o tu mi dai i mezzi per capire e per difendermi, o io metto via tutto perché non sono all'altezza, rischio di fare più danni che bene, e quindi è meglio che io mi astenga dal... E invece dopo il Signore mi ha fatto capire, e allora... Quando mi ha fatto capire. Sì, immagino, grazie. Va bene. Posso fare una domanda?
Renza, mi senti? Sì. Cioè, volevo, ecco, a proposito di quel pensiero che la Chiesa ancora fa fatica a riconoscere questo, vedendo che la colpa sia di Eva. Però mi meraviglio come mai San Paolo, alla lettera ai Romani, non ha mai pronunciato la colpa ad Eva, sempre ad Adamo. Bravo. Adamo, Adamo, Adamo. C'è un bravo, capitolo Gaetano, pensavo la stessa cosa. Bravo. Per parla di uno solo, tutti hanno peccato, cioè si intende tutti hanno avuto le conseguenze del peccato, non che abbiano peccato in senso attivo, ma hanno subito il peccato. Sì. È vero. E per merito di uno solo, cioè Gesù, abbiamo la vita. Questo è il discorso della lettera ai Romani. E lo ripete diverse volte. E questo la Chiesa non l'ha mai tenuto tanto presente. Infatti. Pensava che fosse così. La Chiesa è sempre stata molto maschilista, ha sempre incolpato la donna di tutto. È stata un po' di tutto, insomma. È stata severa con la donna. Se sì. Pensate che fino a qualche decennio fa le ragazze madri venivano cacciate anche dai preti. Non è che fosse una cosa... non potevano svolgere, insomma, erano messe al bando come fossero lebrose, che magari erano ragazze madri perché erano anche violentate tante, non erano, sì, sì, diciamo, colpevoli. Eppure l'uomo è sempre stato così, è rimasto uomo anche se era della Chiesa. Gli uomini nostri sono un po' così. Non sì, sono io difendo le donne perché... Sì. Hanno sempre dovuto patire in tutte le civiltà, in tutti i periodi, in tutte le zone della terra, la donna è sempre dimessa, quella che porta l'acqua sulla testa per chilometri e chilometri, quella che fa i lavori più inverosimili. Vedo anche in montagna dove abito io. Quando ero bambina le donne portavano delle gerle piene di legna, piene di cose pesanti e l'uomo veniva dietro col bastoncino guardando i fiorellini. È sempre stata trattata così, la donna si alzava presto per andare in stalla, pur avendo famiglia, bambini piccoli. Ma era, il concetto era, però c'erano anche dei buoni uomini e anche delle buone famiglie dove... c'erano anche rispetto reciproco, ma in genere l'uomo ha sempre approfittato della sua situazione, tant'è vero che la donna veniva venduta nei paesi, tuttora nei paesi arabi e nei paesi, in tanti posti, anche forse non più in Italia meridionale, ma fino a qualche decennio fa si contrattava. Sì. Renza, sono Elena. Renza, scusami. Dimmi. Sì, volevo aggiungere una piccola riflessione per quanto riguarda la questione lì del peccato e non solo. Comunque confermo quella cosa che ha detto Gaetano. Guarda, in questo momento avevo proprio preparato la lettera ai Romani, il capitolo 5, dove dice infatti che solo in pratica, un solo uomo ha commesso il peccato. E poi un'altra cosa, in pratica tanto diverso tempo fa, in una processione, il prete parlò di Maria come la nuova Eva. E infatti, diciamo, è bello il paragone a pensare al vecchio Adamo, alla vecchia Eva, e alla Madonna e a Gesù come la nuova Eva e il nuovo Adamo. Bello, molto bello questo discorso. E allora, quindi... siccome non c'è ancora la consapevolezza che Eva è un animale e la donna è una cosa distinta, perché delle due mogli di Adamo ne ha parlato Mosè e c'è nella Torah il discorso delle due mogli, una Lilith che ha generato mostri e diavoli e uno, la donna, che ha generato uomini. Però nella teologia classica non si studia questo.
e quindi rimane sempre Eva, viene considerata la donna, ma Don Guido ha fatto ragionamento che Eva è quella del peccato originale. È lì che si capisce l'identità di Eva, dal peccato originale. E allora, compreso questo, si capiscono anche i titoli. Donna viene da domina ed è l'abbreviazione di domina, che vuol dire la padrona, la signora. E come Adamo era Dominus, cioè il Signore, perché abbiamo visto che Yahweh non è altro che il Signore della Terra, il Dominus, era il Signore, divino il Signore. Perché in ebraico si legge da destra a sinistra e l'aggettivo precede, mi pare, questo particolare non me lo ricordo, ma precede il nome. Quindi si capisce che prima viene Yahweh e dopo viene Elohim. Yahweh è il nome, scusate, Elohim è l'aggettivo, viene dopo. E quindi è divino, il divino Yahweh. Il divino Yahweh è il divino Signore della Terra. Nel secondo capitolo fino al quarto, Yahweh è il Signore della Terra e che è Adamo. Ecco perché Gesù prende il nome di Yahweh, perché è il nuovo Signore. Chi è apparso a Mosè? Yahweh, io sono. Ma questo è Gesù, non è Adamo. È il nuovo Signore della Terra. E lo capiamo dai frutti, perché il nuovo Adamo è retto con principi giusti, con amore verso Dio, verso il prossimo, con l'autorità, cioè è Gesù. E in tutte le volte che si incontra la parola Yahweh, bisogna distinguerla da Dio Padre. Non è la stessa cosa, non è un sinonimo. Questo non lo potevano sapere, né gli ebrei né i cattolici, non potevano saperlo. Tant'è vero che sia nella Bibbia del Sales che nella traduzione del Raggi, che è la traduzione interlineare ebraica, è tutte e due scritto il Signore il Dio. E invece non è il Signore il Dio. Questa è una cosa enorme. Scombina tutta la teologia che fino adesso è stata fatta. E vedremo che nel quarto capitolo Yahweh ha perduto l'attributo, l'aggettivo di divino, perché dopo il peccato originale rimane soltanto Yahweh. Ha perso il suo titolo di nobiltà, il divino, che voleva dire sì, col quale era nato, no? L'ha perso per indignità. Ma questo lo vedremo nel capitolo successivo.